Buongiorno a tutti, ci troviamo oggi nell'ecoquartiere di Riesenfeld perché vogliamo mostrarvi una delle caratteristiche più importanti della città di Friburgo e qui veramente possiamo vederlo in maniera concreta. Sto parlando del fatto che Friburgo sia una città compatta, una città che è riuscita ad eliminare l'urban sprawl, la dispersione urbana. Cosa significa? Le case non sorgono qua e là per la campagna, non c'è una vera periferia e specialmente non ci sono centri commerciali al di fuori della città stessa. Lo vediamo molto bene qui. Qui finisce il quartiere di Riesenfeld, qui finisce la città di Friburgo e inizia la campagna, inizia la natura, in questo caso una riserva naturale. Com'è possibile raggiungere questo risultato? È possibile eliminare l'urban sprawl anche attraverso quello che vedete ora. Un piano urbanistico che segue il piano della mobilità. Cosa significa? Friburgo è stata creata sul principio della mano, quindi delle cinque dita. Le cinque dita sono le cinque linee dei tram che attraversano la città e la città si sviluppa seguendo le linee dei tram. In questo modo riesce a essere compatta e a garantire ai suoi cittadini di poter raggiungere qualsiasi luogo senza dover utilizzare l'automobile. In questo caso, lo vedete benissimo, alle mie spalle, il tram arriva all'ultima fermata, serve l'ultima persona, l'ultima casa di Riesenfeld, gira attorno all'edificio e poi torna in città. In 15 minuti anche l'ultimo abitante di Riesenfeld può raggiungere il centro storico di Friburgo.